ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi presenterò i miei guanti, che sono allora questi qua, che di solito li uso per le partite. Atlas, c'è scritto qua, molto belli. Poi c'ho qua questi qua della Tigre, che mi stanno ancora grandi, erano di mio padre. Poi ci sono questi qua dell'Eleven, bellissimi guanti. Poi c'ho degli altri guanti, che sono questi, che uso con le stecche, che di solito uso con gli amici. Questi qua invece così, con il gufo, e qua sono tutti neri, sono stupendi, cioè mi piacciono una vita. E poi infine abbiamo quelli che uso di solito per l'allenamento, che sono questi qua, eccoli qua, questi qua sono questi qua della Reush, trovate a Decathlon. Ok, perfetto. E ora proverò a mettere questa colla Glove Glue Goal Keeper, che trovo anche su Google, su questi guanti qua. Ne ho già messa un pochino, guardate un po' cos'è, viene fuori. Aspetta, ora ve lo farò vedere meglio, e intanto vi faccio vedere i miei due premi del Caderissi. Questo qua l'ho vinto l'anno scorso, e questo qua invece l'ho vinto quest'estate in montagna San Giacomo. Perfetto, ora vi farò vedere con questi guanti, dove ho messo già un po' di colla, cosa succede. Olè, e chiudiamo. Poi, scusate ma ho schiacciato lo schermo, ma era un po' sporco. Poi andiamo qua, mettiamo l'altro guanto. Ok, perfetto. Ora prendiamo un pallone, eccolo qua, tanto vi faccio vedere. Questa colla vi permette proprio di mettere, che funziona benissimo. Ora vi farò vedere, guardate, tanto facciamo un po' di palleggio così. Benissimo, ecco qua. Qua io non riesco con i guanti a tenere la palla, però un po' riesco. C'è la colla che mi permette proprio di tenerla, sentite, guardate un po'. Perfetto, posso metterla pure qua la palla. Togliamo i guanti, e ora invece questi guanti qua con la colla li lasciamo ancora un po' asciugare, dopo vedrete che saranno proprio, non si staccheranno neanche. E nel frattempo vi faccio vedere un guanto firmato da uno youtuber, molto bravo portiere. Questo qua è un guanto che ho avuto della O-Soccer, tutto verde, e qua firmato. Poi vi posso far vedere questo, come avrete già visto da qualche video, io facevo i video con la maglia dell'Angelo Baiardo. Infatti ecco qua la penna, c'è dentro una penna e dietro c'è la firma di due ex giocatori del Genoa, e questo qua è di Masiel, di questo qua è di Paleari. Poi c'ho anche questo libro bellissimo, Portieri Professionisti, libro di Paleari e il suo aiutante.
e vi spiegano tutti gli esercizi, tecniche e altre cose. Qua è un disegno che vi ho fatto mia sorella, che mi aveva fatto gli auguri. Mettiamo pure qua il libro. E poi vi presento per ultima cosa questo. Aspettate che la prendo. Allora, dove era? Eccolo qua. Le due fasce da capitano che usava mio padre quando giocava in porta. Ecco qua. Eccola qua che la metto. Capitano. Mettiamole a posto. E poi tanto andiamo a vedere se i nostri guanti gli è successo qualcos'altro. Andiamo a vedere. Forse è uscita un po' la colla, però sono sempre bellissimi. Poi vi lascio questo. E poi vi volevo mostrare ancora una cosa, che è questa. Allora, eccolo. Queste. Qua lì dentro con l'armadio ci tengo tutte le mie robe. Però queste qua sono delle scarpe da calcio, come vedete, nere, che io ho regalato Paleari a mio padre, perché l'anno scorso hanno fatto degli allenamenti insieme, e allora gli è molto a Paleari, gli è piaciuto mio padre, allora gli ha regalato queste. Mettiamole a posto e vi mostro le mie scarpe da calcio. Dai, mettiamole qua. Le mie scarpe da calcio sono due. Le prime sono queste qua della Nike, le metto qua, guardate pure. Le altre invece sono qua dentro, dell'Adidas. Eccole qua. Queste qua sono un po' più usate, però eccole qua. Queste qua le uso nelle partite, queste qua in allenamento. E poi vi potrei anche mostrare una cosa. Vi mostro questo. Vi mostro, sì, questa qua. Ecco qua. Questo qua è un cappellino del Vaiardo. Qua è un po' piegato, come vedete, perché è un po' rotto. Mettiamolo dentro. Poi vi mostro anche questo qua della mia squadra del cuore, che lo prendo. Questo. Sì, per chi non lo sapesse, io tifo Genoa. Poi c'ho tantissime magliette che vi mostrerò. Allora, c'ho, tanto per iniziare, questi pantaloncini. Poi questi. Sono due. Allora, abbiamo prima questi qua, che sono quelli un po' più rigidi. Del giro. E poi ci sono questi invece,
sono più leggeri. Poi c'ho questo e questo. Qua poi c'ho il completino, pantaloncini azzurri portiere dell'anno scorso. E poi c'ho anche la maglietta. Poi dovrei avere anche qualcos'altro. Sì, ce l'ho qua dentro. Che sono tutti là in fondo, sciarpe e tipo 500 magliette. Vi faccio vedere ora velocemente la sciarpa. Qua. Vi leggo cosa c'è scritto. Tra mille colori, questi migliori, i grifoni sono tornati in Serie A. Questa è quella di tanto tempo fa. E poi invece dall'altra parte c'è scritto Forza Genoa. Poi potrei. Tanto mettiamo questa qua arrosto, a posto. Ce la peghiamo. E tanto. Mettiamoci il cappellino. Ditemi se sto bene. E poi vi mostro una cosa solo che ho in cima, non so come prenderla. Vabbè, era tutto, è un pallone firmato da tutti i giocatori di tanto tempo fa. Poi c'ho anche del Genoa, c'ho questo. Madonna, quanto pesa. Questo libro qua che vi parla di tutti i giocatori, partite, eccetera. Poi c'è questo. 101 motivi per odiare la Sampdoria e tifare il Genoa. E infine c'è questo quadro qua del portiere del Genoa. Eccolo qua, con qua la firma. Questo portiere qua è stato un grandissimo portiere. Ora non mi ricordo il nome, però c'ho la sua foto firmata. Olle. Questo video finisce qui. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like. Se vi piace il mio video, iscrivetevi al canale. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!